Ehi Marmaia, ben ritrovati sul canale, sono Ben. Il 2024 inizia in maniera proprio scoppiettante perché qualche ora prima della mezzanotte è stato rilasciato UEVR, uno strumento creato da Prey Dog, colui che ha reso possibile giocare i remake di Resident Evil 2 e 3 in VR su PC. Evidentemente si è rotto il cazzo di fare le mod per ogni singolo gioco e quindi ha detto: sapete che c'è? Qui c'è lo strumento che vi permetterà di fare delle punture di VR a qualsiasi gioco flat. Infatti lo strumento si chiama VR Injector, perché è in grado di trasformare i giochi flat in VR, letteralmente iniettandovela dentro. Quello che vi sto mostrando in questo momento è il risultato finale di questo strumento. Dopo svariati tentativi con numerosi giochi, sono riuscito a trovarne uno che ha funzionato senza troppi problemi, e tenete conto che quello che state vedendo è la registrazione della modalità spettatore dallo schermo del PC, non quello che vedevo io nel visore, quindi non state vedendo i glitch grafici e altri difetti visibili solo nel visore, dove tutto fra l'altro sembrava proiettato all'interno di una sfera, e quando mi guardavo intorno utilizzando il thumbstick del controller ruotavo intorno a un asse. Fate finta che il microfono sia l'asse, io ruotavo intorno ad esso anche quando ruotavo in verticale. Era come se facessi questo movimento sia in verticale che in orizzontale, e questo causava una sensazione di vertigine dovuto anche al fatto che le prospettive erano completamente sballate da questa specie di effetto fisheye, come quando si guarda attraverso lo spioncino di una porta. Inoltre non tutti i comandi del gioco erano settati sul controller, motivo per il quale dopo un po' ho preferito giocare comunque con la tastiera e il mouse. E vabbè, che volete che vi dica, sicuramente sono stato io incapace di settarlo, ma sti cazzi, perché col poco tempo che ho non ho voglia di sbattermi a settare un gioco che comunque devo giocare col mouse e la tastiera. Poi ognuno si diverte come vuole, ma parliamo dello strumento e delle sue funzioni, perché è diverso per esempio da altri strumenti come Vorpix, perché ha il supporto completo ai 6 gradi di libertà, 3D stereoscopico completo, rendering stereo nativo per Unreal Engine 4 e 5, interfaccia GUI per fare in modo che anche il più imbecille di voi possa utilizzare lo strumento, supporto per runtime OpenVR e OpenXR, 3 modalità di rendering di proiezione dell'interfaccia in 3D nell'ambiente di gioco automatica, controlli di movimento 3 gradi di libertà opzionali, cioè se non c'è il profilo già bello e pronto per il gioco che volete giocare dovete smanettare parecchio per aggiungerli voi, e dovete andare a calibrare tutti i tasti, tutte le levette. Questo vuol dire anche che se non siete avvezzi con settaggi, pannelli, configurazioni eccetera, l'unica cosa che potete fare con questo strumento è guardare intorno col visore piuttosto che guardarlo sullo schermo del vostro PC. Per il resto tutto resta uguale: controlli, movimento, e non vi sognate nemmeno minimamente che con questo strumento possiate usare le vostre mani e prendere gli oggetti che si trovano all'interno dell'ambiente del gioco flat. Se siete dei bravi programmatori oppure siete dei modder e avete voglia di smanettarci parecchio, allora questo strumento vi facilita le cose, ma per noi comuni giocatori si tratta di un qualcosa che ci permette in autonomia, senza dover chiedere a nessuno, di sbloccare la visuale di qualsiasi gioco in Unreal Engine 4 e 5 attraverso il visore VR. C'è anche tra le funzioni il movimento Room Scale, che però è opzionale e non è supportato da tutti i giochi. Tra le specifiche avanzate di questo strumento c'è anche la possibilità di inserire controlli di movimento in prima persona anche a quei giochi che non sono in prima persona e che non supportano questa visuale. Ma ripeto, è una cosa che non potete fare voi se non siete pratici. C'è un ampio e completo pannello di impostazioni, anche grafiche, per la correzione di alcuni artefatti e glitch che si verificano in certe condizioni, buffer di profondità che è opzionale, ma in buona parte dei casi, o quantomeno in quello che ho provato io, aumenta sensibilmente la latenza. Una bella cosa è invece la presenza di alcuni settaggi predefiniti per alcuni giochi, oppure la possibilità di importare ed esportare questi settaggi, in modo tale che se voi trovate una configurazione ottimale per un gioco potete condividerla, oppure potete utilizzare i settaggi trovati da altri utenti. E infine, come vi dicevo prima, supporto ai plugin e progetti di altri modder. Al momento lo strumento è in beta, ma sicuramente col tempo
si arricchirà di settaggi e mod che daranno un senso a questo strumento, che al momento per gran parte di noi non fa altro che permetterci di guardarci intorno e vivere i nostri giochi flat in prima persona, ma senza neanche avvicinarsi alle possibilità che un gioco VR nativo offre, ovviamente. Questo è bene che sia chiaro. Ah vabbè, allora non serve a niente. No, serve. È uno strumento che innanzitutto vi fa vivere giochi in prima persona del calibro di Cyberpunk con quella grafica lì, e già non è un'esperienza da poco. Vi permette autonomamente di trasformare giochi flat in VR, purché siano a Unreal Engine 4 e superiore, e grazie al supporto alle mod di altri modder e settaggi di ogni singolo gioco condivisibili con la community. Grazie a questo, quindi, presto potrebbero esserci supporti più completi e precisi per un gran numero di giochi. Basta cazzata e vediamo subito come e dove scaricarlo e soprattutto come usarlo. Link in descrizione oppure nel primo commento per aprire questa pagina di qui, correte fino in fondo e cliccate su uevr.zip, salvate tutto sul desktop, estraete il contenuto dell'archivio, magari anche con lo stesso nome così non vi confondete, e la prima cosa da fare è avviare questo eseguibile di qui come amministratore, quindi tasto destro, esegui come amministratore. Se lo dimenticate, l'interfaccia si apre lo stesso, ma vi ricorda di avviarlo nuovamente come amministratore, proprio a prova di idiota. Ora indossate il visore, avviate SteamVR o altrimenti il client Oculus tramite Air Link, tanto poi è lui stesso che apre SteamVR. Potete utilizzare anche Virtual Desktop, ma nella tendina OpenXR Runtime dovete selezionare SteamVR. Una volta dentro SteamVR, togliete il visore, da Steam fate partire il gioco che volete giocare in VR. Ricordatevi che deve essere almeno Unreal Engine 4 o 5, quindi non altri motori grafici. Quindi avviate il gioco, tornate sull'interfaccia utente di UEVR, aprite questo elenco a tendina e cliccate sul nome del gioco che trovate scritto dentro, e quindi cliccate su Inject. Potete anche tralasciare tutte queste opzioni sottostanti, basta semplicemente, adesso che indossate nuovamente il visore, è magia! Sarete dentro al gioco e potrete muovervi e giocare utilizzando il visore VR, e potete anche utilizzare direttamente i controller del visore. Ora, funziona allo stesso modo con tutti i giochi? No. Alcuni giochi funzionano meglio di altri senza bisogno di smanettare troppo, altri giochi, per quanto possiate giocare con le impostazioni, avranno difetti grafici, di controllo, di movimento, eccetera, a volte che renderanno l'esperienza ingiocabile. Posso muovermi liberamente, utilizzare le mani e fare tutto quello che faccio nei giochi nativi VR? Manco per il caso. Quello che state giocando grazie a questo strumento non è altro che una mod VR di un gioco flat, che per quanto possa essere bello graficamente, è molto limitato dal punto di vista dell'interazione e dell'immersione, e in buona parte dei giochi, soprattutto negli sparatutto, avete sempre le mani del personaggio davanti a voi, proprio come si vede nel gioco quando lo giocate in flat. Bene, questa era la guida su come utilizzare UEVR Injector di PrayDog per giocare giochi flat in VR usando un visore come schermo. Fatemi sapere su quali giochi lo state utilizzando e con quali risultati, e se siete soddisfatti. Io continuo a giocare giochi nativi senza troppi sbattimenti. Grazie per la visione completa, like, iscrizione, continuate a seguire. Tra i link in descrizione e nel primo commento trovate i link Amazon per acquistare Quest 3, il mio invito Meta da utilizzare prima dell'attivazione del visore per ricevere 60 euro di credito da spendere nello store Meta, e un link a un canale Telegram dove troverete i link di tutti i giochi nella mia libreria con uno sconto del 25%. Supportate il canale tramite il tasto super grazie. Da bene è tutto, ci vediamo alla prossima, un saluto Marmaglia. Yeah.